Anzitutto mi presento, io sono Alessandro Giorgi, sono uno storico militare, sono un manager dopo la laurea in economia con una tesi sull'industria degli armamenti, tra l'altro. Ho perseguito una carriera manageriale, ma in parallelo ho sempre portato avanti la mia attività di ricercatore, autore, docente, storico militare. Le mie specialità, dove ho approfondito più della media, se così si può dire, sono la Seconda Guerra Mondiale, il Vietnam, la fase americana della guerra del Vietnam, le operazioni clandestine nella prima fase della Guerra Fredda, anni 40, anni 50, e gli impegni militari dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia quelli ufficiali che quelli non ufficiali. Quest'ultimo argomento di interesse è uno dei motivi per cui io sono qua stasera. Ho un piccolo credito su questo documentario, intervista ad alcuni dei protagonisti sul campo di allora, e ho soprattutto avuto il vantaggio, quindi avendo partecipato, in parte alla produzione di questo documentario, ad avere accesso ad alcuni documenti, a molti retroscena, dell'ora circa che è stata poi tratta come prodotto definitivo per la storia. Questo l'ho editato a circa 43 minuti per accorciare il più possibile, ma ho potuto parlare sia con qualcuno dei protagonisti, sia con i produttori di questo film, la 4/3, e avere accesso per esempio al rapporto riservato della Brigata Folgore alla Regione Militare Tosco-Emiliana, che era allora l'ente territoriale a cui faceva riferimento la Folgore, per cui diciamo che so qualche dietro le quinte in più. Perché il checkpoint pasta? Siamo nel ventennale, ma tra di noi c'è anche qualcuno di giovane e mi piace sottolineare, è abbastanza difficile capire per i giovani lo shock che costituì per noi quell'avvenimento. Allora c'era ovviamente internet, ma per la consultazione delle notizie dell'ultima ora non era così diffuso, organizzato e utilizzato come oggi. Per questo tipo di notizie si andava sul televideo, che andava avanti come un'ansa. Noi eravamo in missione da tempo in Somalia e a un certo momento, quella mattina, cominciano ad arrivare le notizie, era senza precedenti, gravi scontri a Mogadiscio sul terreno, coinvolte truppe italiane. Questo già suonava un po' strano, non era successo nulla di grave, quantomeno non a noi, ai pakistani sì, ma non a noi. Un morto, diversi feriti, due morti, comunicazioni successive, tre morti, si interrompe tutto, arriva Cecchi Paone, Alessandro Cecchi Paone, che allora era lo speaker del TG1, in edizione straordinaria. Per questa cosa non erano certo le prime perdite che avevamo, senza andare a cercare la tragedia di Kindu, il povero Marò, Filippo Montesi a Beirut nell'82, la prima missione all'estero dell'Italia vera e propria, ma erano sempre stati degli agguati, degli incidenti, paracadutisti, carri armati, elicotteri da combattimento. Un gruppo da combattimento italiano del genere coinvolto in combattimenti casa per casa. Era dal 1945 che noi avevamo archiviato queste cose. Per questo lo shock per noi, per la nazione, fu veramente notevole. Era il contesto. L'incidente, la tragedia della Meloria, qualcuno se la ricorda, un C-130 inglese è andato giù portandosi 46 paracadutisti oltre all'equipaggio inglese, ma quella è una tragedia, erano morti un'infinità, però, ma questa cosa è? Truppe corazzate, elicotteri armati, paracadutisti, di che cosa stiamo parlando? Erano cose che noi leggevamo sui libri di storia, e invece era di nuovo la verità. Farò un piccolo excursus storico sul perché la Somalia, qualche minuto, non di più, e poi vedremo questo documentario dove sentiremo più che altro le voci di alcuni dei protagonisti. Qualcuno all'epoca era ancora in servizio, e lo vedete perché è in uniforme, qualcuno no. Questa era
la realtà coloniale dell'Italia verso la fine degli anni 30, questo era tutto il Corno d'Africa. In particolare questa era la situazione. Vedete come nelle carte di allora si era scritto Arabia Saudiana e non Arabia Saudita, ma vabbè. Corno d'Africa, qua c'era la Somalia britannica, palazzo del governatore a Mogadiscio. La Somalia britannica, qui quando fu attaccata dall'Italia verso la fine del 1940, un attacco su tre direttrici, gli inglesi non fecero altro che ritirarsi, reimbarcarsi a Berbera e portarsi ad Aden, dalla parte opposta del Golfo. Poi cominciò la controffensiva e la perdita di tutta l'Africa orientale praticamente per la metà autunno del 41, era tutto l'impero dell'Africa orientale era andato perso. La Somalia post bellica, unificata tra quella che era la Somalia britannica e quella che era in mano nostra, ci fu, e questo fu una cosa un po' senza precedenti, ci fu assegnato, malgrado fossimo una potenza sconfitta e dalla parte dei cattivi, ci fu assegnata l'amministrazione fiduciaria fino al 1960, quando era prevista la dichiarazione dell'indipendenza, per cui sia a livello di esercito che di carabinieri, anche un piccolo distaccamento aeronautico per garantire l'ordine pubblico fino a che la realtà locale non fosse stata assunta come responsabilità dalle autorità locali. L'indipendenza fu un processo non particolarmente tranquillo e Siad Barre era un personaggio che si era fatto le ossa, arruolandosi negli zaptie, cioè nei carabinieri coloniali italiani all'inizio del 41. Quindi lui si è arruolato quando le cose già per noi si stavano mettendo molto male, non fu una scelta di comodo. Negli anni 50 venne in Italia la scuola allievi carabinieri, che allora era a Firenze, ha fatto parte della polizia post-coloniale somala e poi, dopo una serie di rivolgimenti politici, è diventato l'uomo forte della Somalia. Siad Barre, dopo un po' di tempo, con questi suoi trascorsi, fra virgolette, italiani, si gettò nell'orbita sovietica. Il problema fu che sia l'Etiopia che la Somalia erano nell'orbita sovietica. Siad Barre era nativo dell'Ogaden, cioè di quest'area qui. E per riportare alla patria le terre irredente dell'Ogaden, che tra l'altro avevano dato i natali a Siad Barre, tra incidenti, provocazioni, pretesti, attaccò l'Etiopia. L'Unione Sovietica di allora dovette scegliere quale dei due alleati appoggiare. Scelse l'Etiopia. A quel punto, con l'appoggio dei russi a livello elicotteristico, cubani come fanteria, eccetera, l'esercito somalo fu decapitato e subì una sconfitta catastrofica. Siad Barre rimase al potere per ancora un po' di anni, colpo di Stato, e a quel punto emersero altri personaggi, Mohamed Farah Aidid e Ali Mahdi. Sono i due uomini forti che vedremo stasera protagonisti dietro le quinte della lotta per il potere nella Somalia post Siad Barre. La cosa interessante è che Aidid aveva frequentato la scuola di fanteria di Cesano, quindi anche lui aveva un passato italiano e nella polizia post-coloniale italo-somala, prima di diventare un uomo politico. Questa è una parte della Somalia e questa è tutta l'area intorno a Mogadiscio, come più o meno a quell'epoca era suddivisa come responsabilità dei contingenti multinazionali. Il disastro somalo, dove poi una nazione non si era costituita ma si era sfasciata. Io stesso ho cercato di farmi un'idea fra le kabile, che sono i clan familiari somali, tra parentele, nemici giurati, alleanze, tradimenti, fedeltà di sangue che non si possono tradire, eccetera. Ho rinunciato perché era una cosa talmente intricata che forse Bartezzaghi della settimana enigmistica avrebbe potuto provarci, sì, ma io ho dovuto lasciar stare a un certo momento perché non mi ci raccapezzavo. In quel disastro ci fu un'operazione dell'ONU
più a carattere umanitario. Visto che la situazione stava sfuggendo di mano, la si ritirò e la si ripropose in una forma più impositiva, cioè diventava una missione di peace enforcement, oltre che di carattere umanitario, ma di imposizione della pace alle bande, ai gruppi tribali che si contendevano il potere. Gli Stati Uniti, per via della loro forza che avevano messo in campo e che potevano potenzialmente mettere in campo in qualsiasi momento, erano chiaramente quelli che avevano più potere decisionale in senso lato, non nel senso del singolo episodio, ma se gli americani decidevano che andavano via, era un po' difficile che gli altri restassero. Con questa premessa, però, allora la suddivisione per responsabilità era questa. La parte più sud-occidentale della grande area intorno a Mogadiscio era assegnata ai belgi, faceva capo a Chisimaio, che è un porto abbastanza importante a sud di Mogadiscio. La parte a nord-ovest, con epicentro a Baidoa, era in mano ai francesi come responsabilità di contingente. Non c'erano solo loro, ma loro avevano la responsabilità. E veniamo invece a noi, ai pakistani. I pakistani, che avevano questa zona costiera e una buona fetta della città di Mogadiscio, e noi, che avevamo l'altra fetta della città di Mogadiscio e tutta questa parte orientale con Mogadiscio, qua noi la chiamiamo Belet Wen. Ho trovato delle cartine buone, stranamente una in tedesco, una in qualche altra lingua, ma per il nostro obiettivo vanno bene. Andiamo un po' più a vedere la città. Questa è una cartina americana che fa riferimento alla loro tragedia del cosiddetta Black Hawk Down. Poi ci arriveremo, ci faremo due parole, perché la tragedia del Black Hawk Down è successa alcuni mesi dopo, cioè nell'autunno del 93. La nostra battaglia è stata il 2 luglio, loro hanno avuto quella tragedia nell'ottobre, se non ricordo male nell'ottobre del 93, quindi diversi mesi dopo. Per capire lo svolgimento degli avvenimenti, vediamo se... sì, abbastanza bene, forse più chiaro a voi che non a me da qua. Forse così è meglio. Questa è la zona del Porto Vecchio. Da queste parti c'era la nostra ambasciata. Questa, che parte dal Porto Vecchio e va verso nord, è quella che noi chiamavamo la Via Imperiale, che arriva verso Addis Abeba. A Balad, 24 chilometri fuori da Mogadiscio, verso nord, lungo la Via Imperiale, c'era il campo principale italiano, nel senso dove c'erano le officine, i magazzini e quant'altro. Era il campo principale. Al Porto Vecchio c'era l'altro campo, il campo numero 2, ugualmente importante ma meno pesante di quello di Balad. Da queste parti c'era l'ambasciata nostra, dove pure avevamo una presenza molto forte. Questo è lo stadio dove c'era il comando pakistano. Qua vedete i punti identificati dagli americani dove sono caduti due elicotteri, perché loro avrebbero 19 morti e ben altro numero di feriti rispetto a noi. Quindi, quella mattina, poi ci torneremo, ma ripetita Juvent, quella mattina, per cinturare e setacciare alla ricerca di armi, di qualsiasi cosa, quel quartiere di Haliwa, arrivarono due contingenti, uno da nord nostri, uno da nord da Balad e l'altro dal Porto Vecchio. Adesso sentiamoci questa quarantina di minuti circa documentario. Ogni tanto, se necessario, farò qualche intervento per chiarire qualcosa. Speriamo che l'audio sia all'altezza della situazione. Bel giorno, in un piazzale ci dicono: c'è la possibilità di andare in Somalia. Adesso cominciate a fare le esercitazioni, tutti. Poi chi non vuole andare non va. Viene il capitano e comincia con l'elenco. Tizio, Caio, Sempronio, Torresani. Signor sì, bastava dire signor sì.
E da lì, insomma, uno magari non si rende conto che va incontro a una cosa più grossa di quello che pensa. Il primo impatto fu il caldo e le macerie. Quello fu, lasciò il segno perché comunque una cosa è vedere la guerra del Golfo seduti a casa grazie a un televisore, una cosa è vedere ciò che aveva fatto la guerra. L'impressione che ebbi è che dall'alto sembrava una città tutto sommato ancora in piedi, non si immaginava questa distruzione che poi notai invece quando atterrammo. Probabilmente era una gran bella città, completamente rovinata dagli scontri, buchi di proiettili dappertutto. È iniziata, diciamo, sembrava più un gioco, niente a che vedere con le armi, con quello che avevamo addosso. Noi eravamo lì per aiutare questa gente. I primi giorni ci si parlava tra di noi, perché poi gli altri, insomma, non ci si conosce così. Poi dopo 15 giorni praticamente si era tutti amici. Qui Radio Ibis. Musica e informazioni per i militari del contingente italiano. Per quanto mi riguarda, ho avuto la fortuna di avere dei fratelli con me, dei fratelli minori. Io nel 93 avevo circa 27 anni, i miei paraudisti avevano dai 19 ai 20 anni. Si confidavano se avevano problemi con la fidanzata, la lontananza. E vi ricordiamo che siete sempre all'ascolto di Radio Ibis e tutti i giorni con voi fino alle ore 24 per le vostre dediche, basta chiedere a Paolo Decat. Si stava bene, ti salutavano in maniera molto cortese, anche grossi sorrisi. Era la mia prima esperienza, per cui avevo voglia di far bene. Nonostante la diffidenza di ONU e Stati Uniti, l'Italia decide di partecipare alla missione umanitaria da subito. Non può mancare all'appuntamento sia per ragioni di prestigio internazionale, sia perché la Somalia è una sua ex colonia. Il contingente italiano, il più numeroso dopo quello americano, schiera i migliori reparti. Carabinieri del Tuscania, lagunari del San Marco, paracadutisti della Folgore, incursori del Col Moschin. Truppe scelte, ben addestrate, che reggono il confronto con qualsiasi altro esercito. Insieme a loro trovano posto anche centinaia di giovani soldati di leva. Parte l'operazione Ibis. Dopo qualche iniziale incertezza, gli italiani danno un'ottima prova sia nell'assistenza alla popolazione che nella repressione del banditismo. Dai quartieri di Mogadiscio fino a Balad e a Belet Wen al nord, gli italiani conquistano la fiducia della popolazione, fino a garantire la scorta agli altri contingenti militari internazionali. Una nota, qui vedete una colonna dove gli italiani stanno scortando una colonna blindata tedesca. C'è un particolare che è opportuno far notare. Noi abbiamo provveduto ai tedeschi all'inizio anche l'assistenza medica con l'ospedale da campo, perché i tedeschi, che sono come gli svizzeri maestri nell'organizzazione, malgrado si sapesse benissimo dove sarebbero andati, la Bundeswehr era, da questo punto di vista, ancorata a un discorso di guerra fredda, di confronto con l'eventuale aggressore del Patto di Varsavia. Questo significa che ospedali da campo per missioni fuori area erano una cosa fuori dal novero dell'immaginabile. L'organizzazione sanitaria bellica tedesca, progettata nei dettagli, era concepita in modo tale per cui si era già pianificato che le scuole, nelle località previste di seconda linea, le scuole, che in guerra ovviamente non funzionano più se sono a ridosso del fronte, sarebbero state la sede degli ospedali da campo per le unità di prima linea. Loro non avevano proprio non sentivano il bisogno di organizzare ospedali da campo, mentre noi. Chiaramente già dall'intervento in Libano di 10 anni prima, ma anche precedentemente, noi avevamo mandato un ospedale da campo in Corea, era l'unica cosa che avevamo mandato in Corea, ma era stato un ospedale da campo. Quindi noi quell'esperienza l'avevamo e sapevamo cosa fare. I tedeschi, sembrerà strano, no.
fino al mese di giugno avevamo rastrellato a tappeto praticamente tutta la nostra zona e mancava la grossa fetta di Aliwa, il quartiere attraverso il quale passavamo in continuazione, perché la nostra sede principale era a Mogadiscio e il nostro campo principale era a Balad. Tutte le officine erano a Balad, tutta la logistica era a Balad, quindi per la via imperiale, dal famoso checkpoint Pasta, era un traffico continuo di autocolonne, di mezzi, di passaggi delle forze italiane, ma anche americane, anche tedesche, anche nigeriane. La via imperiale attraversa Mogadiscio partendo dal mare per proseguire a nord verso Balad fino a raggiungere Addis Abeba, in Etiopia. Costruita dagli italiani negli anni 30, è la più importante arteria stradale della Somalia. Lungo il suo percorso sono disseminati numerosi checkpoint, presidiati dalle truppe italiane. Banca, obelisco, nazionale, demonio, ferro, pasta. Il checkpoint Pasta, situato all'incrocio tra l'Imperiale e la via 21 Ottobre, prende il nome da un vecchio pastificio abbandonato della Barilla che sovrasta il vasto quartiere di Aliwa, territorio di Aidit. Formatosi alla scuola di fanteria italiana, Mohamed Farah Aidid è prima collaboratore, poi grande oppositore di Siad Barre. Nel 1990 guida la rivolta che rovescia la dittatura. Al momento dell'arrivo della coalizione ONU, Aidid e Alimadi sono i due principali signori della guerra, che si contendono il controllo delle strade di Mogadiscio e i ricchi traffici legati agli aiuti umanitari. Si trattava di 550 soldati e 400 poliziotti somali. Ricordate questo particolare, 400 poliziotti somali. Questa operazione si chiamava Canguro 11 perché cinturazione e rastrellamento erano le operazioni Canguro. Questa era l'undicesima, era di gran lunga quella su più larga scala che era stata fatta da noi fino a quel momento. Con 35 veicoli blindati e meccanizzati, 8 blindo pesanti Centauro, 7 carri armati M60 e 2 elicotteri, articolato in 2 raggruppamenti. Vedete? Questa è la via imperiale che va giù verso il porto. Questa è la biforcazione con la 21 ottobre che va verso ovest. E qua, subito dopo questa biforcazione, prima l'avete visto nelle immagini in movimento prese dall'elicottero, c'è questo vecchio, abbandonato, pastificio della Barilla. Qua, al crocevia, c'è il checkpoint Pasta. Era uno dei vari checkpoint fissi, presidiati, che avevamo noi nella zona di nostra competenza di Mogadiscio. Il raggruppamento Alfa e il raggruppamento Bravo. Con questo personale, quindi alle 5 del mattino, cominciamo questa operazione. Il quartiere Haliva, questo quadrilatero, è quello che noi dovevamo rastrellare quel giorno. Era un quartiere grande ed era l'ultimo però che c'era rimasto da passare al setaccio, poi magari si sarebbe ricominciato da capo, ma è quello che al momento mancava ancora all'appello. Tutto quello che era dentro a quell'area non poteva uscire e tutto quello che era fuori non poteva entrare. Si prendeva contatto con gli anziani del villaggio o del quartiere e si spiegava loro le nostre intenzioni, quello che volevamo fare, come l'avremmo fatto, invitando alla collaborazione. In più volantinaggio dall'aria e megafoni. Personalmente io mi sono svegliata la mattina del 2 luglio abbastanza presto con la voce di altoparlanti dove veniva detto appunto che era in corso un'operazione di rastrellamento e veniva richiesta la collaborazione, quindi il risveglio è stato un po' così, un po' duro perché non ci aspettavamo una cosa del genere. E sotto casa nostra sono arrivati 2 carri armati dei militari italiani e in quel momento ho visto che appunto i militari cominciavano a entrare nelle vie
e a proprio bussare nelle case, entrare. Iniziamo questo rastrellamento sempre portandoci con noi dei poliziotti somali, che facevano sia da interpreti sia per tranquillizzare la popolazione, perché alle prime luci del mattino ci vedevano davanti a casa. Dice: che è successo? Si fa un rastrellamento normalissimo, si fa passare tutti gli angoli, i buchi, insomma, per cercare armi, e non se ne trovano, come al solito, tranquillamente, qualche fucile, qualche munizione, ma non più di tanto. Posso far passare la gente? Verso le 6, 6 e mezza, in uno di questi casolari mezzo diroccato furono arrestate tre persone. Non era mai successo che si trovasse un quantitativo consistente. Di questo è un vecchio Fiat. Dopodiché, OM, non so se era un Leoncino, a crescere, a montare una tensione nell'aria, e si sentiva autocarri OM stracarico di armi noi non dentro questo deposito, che poteva essere un magazzino, un'officina, quello che fosse. E questi tre tizi furono poi arrestati. Ci stavamo rendendo conto che c'era qualcosa che stava salendo man mano, e quella era la tensione tra noi e la popolazione. A un certo punto i poliziotti somali che erano con il contingente e che dovevano preparare la gente all'arrivo degli italiani che le perquisivano, sparirono e cominciarono ad andare via. Sin dall'inizio dovevo chiamarli io e interessarli di quello che stavamo facendo noi. Loro c'erano come presenza, ma... I più scafati fra voi avranno riconosciuto in questo mitra il PPS-43. Sovietico, forse anche una copia cinese, ma essendo la Somalia stata sotto Siad Barre, sotto l'orbita sovietica, è probabile che fosse l'originale sovietico, concepito, disegnato e prodotto a Leningrado durante l'assedio di Leningrado. Malgrado l'età anziana, un mitra dall'aspetto, visto che è stato fatto nel 42-43, molto moderno, e alcuni dei poliziotti somali l'avevano ancora in dotazione. Ma era una presenza che ne facevano volentieri a meno. All'improvviso, senza un'apparente ragione, gli abitanti del quartiere scendono in strada e cominciano a insultare gli italiani. Sorgono le prime barricate e si scatena una fitta sassaiola, accompagnata da spari improvvisi. I soldati italiani cercano di mantenere la calma. Avete sentito questo che grida? Hanno le Molotov! Questo che gridava, hanno le Molotov, hanno le Molotov, ci torneremo poi alla fine di questo video, è il maresciallo del Colmoskin Marco Mandolini, che farà, non lì in Somalia, farà una gran brutta fine. Ne parleremo poi. Furono anche alcuni anziani che mi portarono il corpo di una donna, accusando gli italiani di averla uccisa. Da un esame che ne facemmo con alcuni miei collaboratori, non risultava ferita da arma da fuoco, non si vedevano tracce di sangue, quindi non sembrava verosimile questa accusa, anche perché non mi era stata data notizia fino a quel momento di un uso delle armi ad altezza d'uomo. Il generale Loi ordina azioni di fuoco intimidatorio per riprendere il controllo del territorio. Ma niente sembra funzionare e la tensione continua a crescere. Come potete vedere, i paracadutisti, anche per gli ordini che gli erano stati dati o comunque per loro iniziativa, sparacchiano in aria o per terra. E questo, oltre a non avere alcun effetto sui dimostranti, si rivelerà poi un handicap successivo quando si troveranno a corto di munizioni, per quando le cose si mettono veramente male. Gli
io ero in casa con un guardiano e con una cuoca somala che non sapevano l'italiano, per cui avevamo una comunicazione un po' rudimentale. Però ci è arrivato, ecco, un lacrimogeno nel compound, all'esterno, nel giardino dove noi eravamo. Insomma, questa situazione è andata via via crescendo e mi sono dovuta rifugiare in casa. E anche in casa comunque entravano proiettili di vario tipo, per cui bisognava trovare l'angolo giusto dove mettersi a protezione. La folla è aizzata da agitatori che guidano le azioni contro i nostri soldati per ostacolarne il rastrellamento. È forte il sospetto che si tratti di azioni destinate a difendere qualcosa, forse un deposito di armi o qualcuno, forse Aidid. Ho ritenuto che il gioco non valesse la candela e che non fosse assolutamente il caso di irrigidirsi per altri 100 metri di territorio da rastrellare, e ho ordinato il ripiegamento. Attenzione, il generale Loi, il comandante del contingente italiano, dice: vedevo che questa cosa montava e non accennava a diminuire. Avevamo già rastrellato circa, dopo vedremo delle mappe precise se ci sarà tempo e vorrete, il 60% del quartiere che dovevamo rastrellare. Tutto sommato, come dice, il gioco non valeva la candela, fermiamoci qui, tutti a casa, per oggi basta così. Da un certo punto di vista questo viene visto come il primo clamoroso errore tattico e psicologico commesso quella giornata, perché fu per i ribelli somali il segnale: li abbiamo spaventati, si stanno ritirando, addosso. Non è la prima volta che nel quartiere di Aliwa esplode la rivolta. Dopo la strage dei caschi blu pakistani, l'ONU ordina una rappresaglia. Il comando italiano rifiuta di prendervi parte. Il 22 giugno le forze americane penetrano senza preavviso nella zona del pastificio per catturare Aidid, provocando una furiosa reazione popolare. Il contingente italiano è costretto ad un duro lavoro per riportare la calma. È un incidente diplomatico grave che mette in evidenza come i rapporti tra Italia e ONU stiano peggiorando drasticamente. L'Italia rimprovera al comando ONU di aver dimenticato le ragioni umanitarie della missione. L'ONU accusa l'Italia di non ubbidire agli ordini della coalizione e di seguire una propria politica autonoma. Si sono svolte correttamente, ordinatamente, non ci sono stati problemi e anch'io rientro al comando. Diciamo che l'episodio per me, l'episodio negativo, per me si chiudeva a quel punto, magari con un segnale d'avvertimento, perché il clima stava cambiando anche per gli italiani. Ma all'improvviso la coda della colonna italiana viene bloccata da nuove barricate. Le truppe italiane si ritrovano sotto un fuoco incrociato che proviene da tutte le direzioni. I miliziani si nascondono tra la folla, nelle case, sui tetti. Cominciano i primi veri combattimenti. L'incursore Stefano Paolicchi viene colpito da una raffica di mitragliatrice. Trasportato in ospedale, muore poche ore dopo. Do ordine al comandante del raggruppamento Bravo, che aveva quasi raggiunto la sua destinazione, Balad, 24 chilometri da Mogadiscio, di rientrare. Rimodulai un po' il dispositivo, quindi le unità, e feci partecipare soltanto i VCC. Capite? Rimodulai significa in realtà indebolì notevolmente. Rientrarono verso Mogadiscio per assistere quelli del checkpoint Pasta e a sud del checkpoint Pasta che erano nei guai, senza i carri armati pesanti, che erano l'arma più potente che avevamo in dotazione. Con una decina di mezzi blindati e due Centauro, il colonnello Torelli inverte la rotta e ritorna verso Pasta, incontrando subito nuovi sbarramenti.
Nel frattempo, gli scontri si fanno sempre più violenti. Non mi è stato chiesto se volevo andare, io mi sono subito offerto. Ho detto io vengo io col mio plotone e i miei uomini, non gliel'ho chiesto, mi hanno subito seguito. A noi nell'entusiasmo e non pensando che c'era tutto questo patatrac, prendo il mio mitra, vado, mi siedo nel blindato e partiamo. È stata una cosa che ha montato abbastanza velocemente. È da premettere una cosa, noi dall'elicottero non sentiamo gli spari, quindi non avevamo la netta sensazione di quello che stava succedendo in termini di fuoco, però ci rendevamo conto della gente che arrivava e delle ostruzioni che stavano mettendo. In tutta l'operazione c'erano sempre in quota due elicotteri italiani. Un Agusta Bell 205 da trasporto, ma armato, per supporto armato solo con mitragliatrici, e l'elicottero dell'allora capitano, poi colonnello Adami, con 4 più 4, 8 missili anticarro TOW e dei lanciarazzi pesanti. Si alternavano, avevano la base all'aeroporto, che era relativamente vicino, e quindi una volta esaurita l'autonomia c'era l'altra coppia a Mogadiscio Aeroporto che decollava per rilevarli a circuitare sopra la zona dove c'erano gli italiani. Oltrepassammo il checkpoint Pasta di circa 100-150 metri e da lì notai proprio che si era scatenato un vero e proprio conflitto a fuoco. All'interno del carro, non potendo vedere cosa stava succedendo fuori, i paracadutisti, i ragazzi che erano con me, si erano parecchio innervositi. L'ufficiale dice al penso il sottufficiale Ala Browning, che è una mitragliatrice, metti il colpo in canna e spara. E lì non è mai capitato neanche lì di sparare, cioè neanche un colpo in aria avevo sparato fino allora. Parlava poco e niente, l'unica cosa che diceva ci sono donne e bambini, ci sono tante donne e bambini. Io ero proprio sotto Baccaro, ero proprio all'esterno, vicino alla botola, quindi avevo Baccaro proprio davanti a me, diciamo, a mezzo metro neanche. Però il ragazzo era teso, molto teso. Improvvisamente un boom, un boato incredibile. Che lì per lì un caldo, cioè praticamente siamo saltati praticamente e lì non si capisce cosa succede, no? A un certo punto vediamo gente che urla, gente che gli manca un pezzo, insomma una roba così. E mi sono ripreso e ho sentito un forte odore acido, acre all'interno del carro. Non ho la certezza, ma credo che sia stato un RPG-2. Con la fortuna che questo RPG all'interno non è esploso, ma ha creato solo il danno di perforare la corazza e passare tra le gambe del secondo mitragliere, tranciandogli quasi di netto la gamba e aprendo di circa 20 centimetri per 30 il mio addome con la ferita alla gamba destra. Ecco, il maresciallo Monti, che li vedete, l'RPG, il razzo anticarro che ha perforato il VCC-1, il veicolo corazzato a trasporto truppe, ha creato questo, con l'energia chimica, questo dardo incandescente che è entrato, ha tranciato praticamente di netto la gamba di Baccaro, che è morto dissanguato di lì a poco, e Monti, quello che stava parlando un secondo fa, grazie al giubbotto antiproiettile ha salvato la pelle, non ha salvato tutto, non tutta la pelle, l'ha salvata un po'. Questa è una fotografia che è stata presa di lui all'ospedale da campo americano quel giorno. Questa è la ferita di 20 cm per 30, praticamente gli ha aperto la pancia. Se non avesse avuto il giubbotto antiproiettile forse non sarebbe stato lì a raccontarla. Ancora oggi, o quantomeno 15 anni dopo, al momento dell'intervista, lui aveva ancora una piastra di Kevlar in pancia che avevano dovuto applicargli per consentire ai tessuti di ricostruirsi. Deve avere ancora giustamente una cicatrice spaventosa. Questo era lui dopo che aveva ricevuto quel colpo di RPG. Con la mano destra riuscì ad aprire la botola, uscendo dalla botola mi girai urlando tutti fuori dal carro. La palazzina di toccata o il personale che era a terra dietro un albero, dietro un cespuglio.
si cercavano appunto degli appigli dove potersi difendere. Il primo pensiero fu quello di cercare di portare via i feriti. Non fu una cosa immediata perché eravamo sotto il fuoco nemico e non c'era la possibilità di poter mandare via i mezzi. Quindi alla fine riuscimmo a mandare via il primo mezzo, che era quello colpito, con una parte dei feriti. E poi mandammo via il secondo mezzo, che era quello mio, con altri feriti. E noi rimanemmo lì. Ci furono almeno due tentativi degli elicotteri di atterrare proprio al centro della strada. Ricordo che facemmo sistemare delle fumate rosse, soltanto che questi elicotteri appena si avvicinavano venivano evidentemente anche loro sotto protezione di fuoco, per cui fu deciso di portarli direttamente. Questi tentativi ripetuti con gli elicotteri portarono anche a un episodio abbastanza tragicomico, per cui appena atterravano bersagliati dai colpi dovevano decollare e andarsene. Una volta hanno dimenticato al suolo il capo meccanico, un certo Gabriele, sono dovuti ridiscendere per recuperarlo perché sennò sarebbe rimasto a terra, e alla fine hanno dovuto evacuare i feriti comunque utilizzando i mezzi blindati, rinunciando all'elicottero perché era troppo pericoloso. Ho deciso di portarli direttamente con i nostri mezzi. Avevo avuto un ordine di rimanere fermo lì e non utilizzare le armi pesanti. Il sottotenente Tirolo, che avete visto adesso, era un ufficiale dei lancieri di Montebello, esattamente come Millevoi, che è stata la terza vittima. Anche lui era un ufficiale, un sottotenente. Vedete la faccia ancora molto segnata. Ha chiesto consiglio al suo psicologo che l'aveva in terapia, se dopo tutti quegli anni poteva ancora sostenere un'intervista. Ed è stato protagonista di uno scambio abbastanza colorito che vedremo poi con un ufficiale dei paracadutisti. E come sentite, anche lui, che era al comando di una Centauro, una blindo 8x8 ma con un cannone da 105, lo stesso tipo diciamo, di cannone che avevano gli M60, la potenza di fuoco era la stessa, gli fu vietato, come gli M60, di aprire il fuoco con il cannone principale. Poteva, se del caso, solo aprire il fuoco con le mitragliatrici. Questi erano gli ordini. Ricordo che mi bussavano alla botola. Aperto c'era un capitano dei paracadutisti. Questo capitano mi chiese e mi puntò il fucile, non lo posso mai dimenticare, di caricare due paracadutisti sulla mia blindo e sfondare queste muraglie che loro facevano di pneumatici. Mi disse: il cavaliere, i punti sono due, o carichiamo questi feriti e li portiamo in salvo o le sparo. O lei mi evacua questi due feriti o io le sparo. E quello che l'ufficiale dei paracadutisti che avete visto gli si è andato contro dicendo di evacuare quella zona era l'allora capitano Ratti. I due paracadutisti feriti, messi sul cofano anteriore della blindo Centauro, sono Zivillica e Vicenzetto, che sono due dei feriti di quel giorno. Non sono feriti gravi, anche se sono delle maschere di sangue. L'esitazione di Tirolo, del sottotenente Tirolo, è che lui aveva avuto la consegna di presidiare quell'incrocio stradale. Lui non avrebbe potuto abbandonarlo, è per questo che Ratti ha forzato la mano in quel modo. No, tu adesso evacui questi due feriti o, dato che a militare ci si dà del lei, o io le sparo. Una cosa che forse non avete sentito, perché si può sentire solo in cuffia, quando Ratti si fa avanti verso di lui, si sente, non voi, ma si sente che urla «Cavaliere! Cavaliere!» per attirare l'attenzione. Come sa chiunque abbia fatto il militare, se non ci si conosce o non ci si riconosce per grado, perché la situazione tattica non lo consente, ci si chiama per specialità. Alpini, Marines, in questo caso lui, cavalleria corazzata, questo lo chiamava cavaliere, cavaliere, e poi c'è stata quella conversazione che avete sentito. Ore 11:15, il generale Loi chiede l'intervento della Quick Reaction Force statunitense. La Quick Reaction Force statunitense aveva una componente elicotteristica e una componente terrestre. Ore 11:15, due cose da tenere presente.
Gli americani erano fuori dalla grazia di Dio successivamente, perché hanno detto: ma perché non ci avete chiamato subito? Perché non ci avete chiamato subito? D'altro canto, una cosa di cui bisogna tenere conto è che quando sono successe queste cose, quando la situazione è precipitata, Loi era già a Balad e quindi stava cercando di farsi un'idea di che cosa stesse succedendo veramente là dentro, se era qualche scalmanato che tirava dei sassi o se invece era l'inferno che era. Poi ognuno potrà trarre le conclusioni che vuole e poi vi proporrò le mie, però c'è questa, tra le mille polemiche di quel giorno c'è anche questa. Noi ascoltavamo Mogadiscio aeroporto, la nostra base, il distaccamento operativo che stava operando, il comando della brigata, avevamo l'ascolto su varie frequenze. Durante l'inasprimento della battaglia i messaggi si sono moltiplicati, c'è stato un momento in cui era anche difficile capire quale radio stesse parlando e cosa stessero dicendo, perché c'erano messaggi anche concitati, anche di soccorso, di aiuto, di paura, e purtroppo non potevamo farci niente. Fare fuoco con le nostre armi dovevamo essere autorizzati, perché il discorso della reazione proporzionata era vigente, missile contro carro a potere devastante. Era un vocio, lo sparo non sentivi, sparare, raffiche, colpi di RPG-7. Poi scrutavamo in cielo questi elicotteri perché non intervenivano. Ci hanno detto che sparavano dal pacificio. Credetemi, io lo volevo buttare giù il pacificio. Però non vedevo una persona sparare da lì. Erano 6 o 7 piani, se non erro. Io non riuscivo a vedere niente. Uno come uno e nessuno. Sono 2 ore veramente di inferno, che lasciano tutti sbigottiti e che impongono una qualche reazione da parte del mio comando, che imbastisce un'operazione di aggiramento delle posizioni del checkpoint da parte di un complesso blindo meccanizzato che parte dal Porto Vecchio e passando per... Passandogli da dietro! Qua c'era il pastificio, qua c'era la via imperiale. Dice, li soccorro di qua perché qua è bloccato, ma era bloccato anche qua. Sparavano da tutte le parti con tutti i tipi di armi, leggere, pesanti, mortai. I 2 carri che erano nella parte alta del dispositivo si sganciarono, uno dei carri si spinse più avanti, individuò la sorgente contro carri. Senza avere l'autorizzazione. Se avesse aspettato l'autorizzazione sarebbe ancora là adesso a Mogadiscio a chiedere l'autorizzazione. 2 distaccamenti di incursori del Col Moschin iniziano ad operare nelle stradine intorno al checkpoint Pasta, eliminando uno a uno tutti i miliziani che sparano. Il fuoco nemico diminuisce di intensità. Noi avevamo visto il luogo da cui sparavano sulle nostre truppe e avevamo chiesto l'autorizzazione a sparare sulla villetta da cui sparavano. Quell'autorizzazione non è mai arrivata. Dopodiché ci siamo resi conto che dei miliziani si erano impossessati di un nostro VM e stavano sparando. Un VM-90 degli incursori del nono era stato, non so perché, abbandonato lì, e i miliziani se ne erano impadroniti e con la mitragliatrice pesante hanno cominciato a fare fuoco contro gli elicotteri. I nostri 2 elicotteri. Il VM è un autocarro per il trasporto truppe armato di mitragliatrice pesante. I miliziani la usano contro gli elicotteri italiani in volo, colpendone uno che è costretto a rientrare alla base. La B-205, l'elicottero da trasporto armato in supporto di fuoco, è stato centrato all'impianto idraulico e al sistema di comunicazioni, quindi ha dovuto rientrare perché l'impianto idraulico andava progressivamente fuori uso. Il punto è che, essendo fuori uso anche l'impianto radio, non poteva nemmeno comunicare la propria condizione, la propria situazione agli altri, per cui Adami e il suo collega sul Mangusta pensavano che questo potesse essere andato giù, ma senza sapere naturalmente che invece era riuscito a rientrare in sicurezza all'aeroporto, alla base. E ad Adami è andato bene
per un soffio, poi ci torniamo. L'elicottero rimasto, un mangusta pilotato dal tenente colonnello Adami, insegue il veicolo tra le case pronto a lanciare un missile anticarro. A quel punto abbiamo chiesto l'autorizzazione a far fuoco e dopo un po' è arrivata. Vicino al target. Conferma i soldi che tratta. Anche lì noi abbiamo dei tempi che sono zero. Cioè io da quando vedo a quando posso sparare passa zero. Lì probabilmente c'erano altre cose da considerare. Ok, Delta 2-0 sul target VM. Qua è dove il VM-90, che era stato catturato dai miliziani, è stato centrato dal missile anticarro che è stato lanciato dal mangusta di Adami e del collega, che era un suo superiore di grado, ma aveva voluto andare lo stesso con lui perché c'era un ottimo affiatamento. Voi avete sentito, Adami dice, a un certo momento l'autorizzazione è arrivata. Adami, come vedete, in quel momento era ancora in servizio, in divisa. Voi qua non lo vedete, ma in tutto il corso dell'intervista a personale in servizio, dietro la telecamera, c'erano due o tre ufficiali dello Stato Maggiore. Per cui se la conversazione e l'intervista andava verso un argomento un po' scivoloso, c'era subito il preallarme e lì allora l'ufficiale o comunque l'intervistato capiva che doveva glissare, doveva saltare, doveva ignorare, doveva... Quello che è successo realmente è stato che quel VM, dopo avere costretto al rientro la B-205, ha sparato anche contro il mangusta. Il mangusta è blindato, ha i vetri blindati, ma una pallottola da 12,7, quindi una pallottola di mitragliatrice pesante, ha centrato proprio dove c'è l'attaccatura del piantone, quindi fra il vetro blindato e il piantone. È penetrata questa pallottola nell'abitacolo, dopo due o tre rimbalzi si è conficcata nel poggiate dietro, il poggiatesta di Adami. Che probabilmente sta ancora accendendo dei ceri alla Madonna. A quel punto, visto che comunque era tutto a posto, l'elicottero era in efficienza, hanno detto adesso basta, sono andati, l'hanno puntato, hanno fatto fuoco con questo missile anticarro TOW e il VM è saltato con i suoi occupanti. C'è un'immagine che non vi viene fatta vedere in questo documentario, perché lo Stato Maggiore, anche per motivi di immagine, ha preferito evitare, da lontano, può essere stata ripresa soltanto dal mangusta di Adami, perché è una foto aerea presa dall'alto della piazzetta dove questo VM era stato centrato, e ci sono i miliziani. Il VM non sembra fatto in mille pezzi, ma intorno ci sono i miliziani stecchiti come delle formiche sterminate dal Fleet, e non è un gran bel vedere. Si può dire che hanno cercato dei guai, li hanno trovati, ma non è un gran bel vedere, insomma. Ci fu una trasmissione radio, praticamente un pilota di una Centauro andò in trasmissione chiedendo aiuto e soprattutto che cosa doveva fare, visto che il suo capocarro era stato colpito ed era caduto all'interno del carro. Mi sono dimenticato la cosa fondamentale nel discorso di prima. L'autorizzazione è arrivata dopo che Adami ha comunicato: ho aperto il fuoco e ho fatto saltare il VM. Vabbè, autorizzazione concessa. È stato uno stato di necessità riconosciuto, ma sempre ex post. Una piccola colonna di blindati parte dal checkpoint Ferro per tornare verso Pasta. Al comando di un blindo Centauro c'è il sottotenente Andrea Millevoi. Dietro di lui, su un altro mezzo, l'allora sottotenente Gianfranco Paglia. Per evitare i combattimenti che infuriano sulla via imperiale, decidono di passare dalle stradine laterali, ma dopo pochi metri i mezzi vengono chiusi in un'imboscata e investiti dal fuoco dei miliziani. Purtroppo, cioè, anche il pingopallino qualsiasi che aveva il Kalashnikov sotto al letto, esce, si affaccia un balcone e spara. Perché così gli dice la testa. Ma era tranquilla per chi ci ha portato dentro, per me non era tranquilla, io non ci sarei mai entrato. Però sono rimasto lucido e ricordo che il mio pilota disse che ero stato ferito e mi riportarono a ferro primo intervento ambulatorio italiano, e da lì mi portarono all'ospedale americano.
dove entrai il venerdì e riaprì gli occhi il lunedì. E aprendo gli occhi vidi mio zio e mio cugino. Lo Stato Maggiore diede la possibilità ai miei parenti di scendere in Somalia, perché comunque si pensava che io non dovessi farcela. Tre. Al polmone, al braccio e al midollo. Però in quel momento, diciamo, il colpo che aveva creato più problemi fu quello del polmone, che aveva creato un'emorragia interna. Infatti della lesione gli americani se ne accorsero in un secondo momento. La lesione midollare, quindi il fatto di non poter camminare. Gianfranco Paglia è stato colpito mentre portava al riparo, lontano dal tiro dei cecchini di Aidid, i suoi compagni feriti. Rientra a casa nel momento più alto della polemica sulle finalità dell'azione dell'ONU in Somalia, mentre il governo italiano sta riconsiderando la presenza del nostro contingente in quel tormentato angolo d'Africa. L'accusa che si può fare a un comandante può essere quella di non avere usato tutti i mezzi a sua disposizione per salvare la vita dei suoi soldati. Bene, ci sono dei limiti anche a questo dovere del comandante, che certamente deve tutelare la vita dei propri soldati, ma ci sono dei costi da pagare e non può farlo a qualsiasi costo. Il colonnello Torelli, a capo del raggruppamento Bravo, comincia il ripiegamento verso la base, appoggiato dagli elicotteri americani che mitragliano il pastificio. Il generale Loi, temendo altri attacchi, ordina la smobilitazione di tutti i checkpoint di Mogadiscio, sostituiti con pattuglie mobili. Io non me lo sono mai spiegato totalmente, anche perché non avendo partecipato all'azione a terra è difficile avere un polso di questa situazione, però il pensiero che è venuto a tutti noi è stato che probabilmente durante il rastrellamento la brigata aveva scoperto qualcosa che non doveva scoprire. Un obiettivo decisamente pagante per Aidid. Questo obiettivo poteva essere un deposito di armi particolarmente a cui teneva particolarmente, oppure la sua persona stessa. Abdi Alem Jumalem è un Morian, uno dei capi delle milizie armate di Aidid. Intervistata a Mogadiscio, ecco cosa ricorda di quel giorno. È uno dei tre capi sul campo dei circa 600 che sono stati chiamati col telefonino da tutta Mogadiscio per andare addosso agli italiani. E vedete, a tutt'oggi, e credo che forse non si saprà mai, il perché di questa rivolta all'improvviso. Lui, che è uno dei tre capi somali, ha perso un occhio nello scontro con gli italiani quel giorno, dà la sua versione dei fatti, che è assolutamente verosimile. Loi, col passare del tempo, è sempre più convinto che in realtà lì, senza che noi lo sapessimo quel giorno, ci fosse Aidid, che ha pensato che fossimo lì per lui, e invece non era così, ma in ogni caso cambia poco. Abbiamo trovato le armi che non avevamo mai trovato prima, gli abbiamo rubato l'arsenale su cui loro facevano conto. Questa, se vi ricordate la cosa iniziale dei 400 poliziotti che poi sono spariti, è la versione che dà il capo somalo. All'inizio i rapporti erano buoni. Gli italiani distribuivano cibo, controllavano le strade. Ma quella mattina insieme a loro c'erano 400 uomini di Alimadi, travestiti da poliziotti. 400 uomini di Alimadi travestiti da poliziotti. Che fossero poliziotti reali, erano del clan rivale. Sono venuti nel nostro quartiere senza l'autorizzazione? È un'onta che non può passare sotto silenzio. Non potevamo sopportare questo affronto e abbiamo deciso di dare a tutti una lezione. Io ho partecipato ai combattimenti da subito, gli altri sono arrivati da tutta Mogadiscio e alla fine eravamo più di 600. La battaglia è stata durissima. Io sono stato ferito dalla scheggia di una bomba. Abbiamo perso molti uomini, ma alla fine li abbiamo cacciati. Ricordo quando siamo entrati
Eravamo tutti scioccati. Per quello che, perché non era possibile, insomma. Tutti i miei militari erano completamente scioccati. Il mio pilota, lo ricordo benissimo, aveva gli occhi di ghiaccio, non parlava. E ancora non avevo appreso la notizia della morte di Andrea. Andrea Millevoi, erano amici loro due. Volevamo rientrare tutti nuovamente per buttar giù Mauricio. Io il primo. Volevamo rientrare tutti per buttar giù Mogadiscio, io per primo. Quindi, capite, quando si giudica il discorso dei crimini di guerra, eccetera, se lì ci fosse stato un ufficiale deciso o sconsiderato, questi l'avrebbero seguito e avrebbero raso al suolo Mogadiscio senza se, senza ma e senza rimorsi e senza rimpianti. Non, loro non erano lì per conquistare, per predare, per fare qualcosa. E dice, e questo è quello che ci ritroviamo in cambio? Se riesco a metterti le mani addosso, te la faccio pagare. E lui è una persona mite. Sottoposto a quel tipo di stress, lui stesso dice, avevo quell'istinto, perché per fortuna non è stato messo in pratica, ovviamente. Il campo fu vivo fino al giorno dopo, perché ci furono continue sirene che andavano e venivano, e l'infermeria sempre piena, e si chiedevano sempre notizie, si cercava di capire effettivamente che cosa fosse successo, quale era la scintilla che ha fatto scatenare tutto quello. Credo che nessuno di noi pensasse di meritare una risposta così da parte dei somali. La mia sensazione iniziale era quella di come ce l'hanno tolta, se la dovevamo riprendere, senza nessun accordo. Io ricordo quelle giornate, non tanto il giorno, il 2, ma il 3, il 4, giornate terribili, giornate di riflessione, domande di esigenza di ritrovare immediatamente la forma giusta, lo spirito giusto per continuare. Non c'è un solo militare italiano tra quelli intervistati, a parte questi che vedete, che sono i 3 o 4 che in video venivano meglio. Tutti quanti hanno detto, con un tono molto deciso, non mi venite a parlare di riconquista, che loro avrebbero voluto. Non mi venite a parlare di riconquista. È stata una negoziazione a fronte della quale ci è stato consentito di riprendere posizione. Si è rotto l'incantesimo, si è spezzato l'alone protettivo steso sui nostri soldati che finora ci aveva concesso di passare indenni attraverso il dramma di questo paese. Dovevamo necessariamente riprendere il controllo di Pasta. Uno, per ragioni operative. Per quanto riguarda l'aspetto faccia, non potevamo accettare di sottostare alle decisioni, ancorché assunte con le armi, dei miliziani. Il comando dell'ONU ci ordinò di riprendere armata manu il checkpoint Pasta. Il nostro comandante sul posto, il generale Loi, ci fece sapere che, secondo le sue prudenti valutazioni, l'occupazione armata mano del checkpoint Pasta avrebbe comportato una perdita di vite umane altissime. Fu così che il governo italiano si dissociò dal comando dell'ONU degli americani e ci fu una specie di sfida, perché il generale Loi promise che se gli veniva accordato un certo lasso di tempo, pochi giorni, egli avrebbe con la persuasione, parlando con gli anziani, riconquistato il checkpoint Pasta pacificamente. Il comando italiano attiva la cellula di intelligence militare per capire le ragioni dell'agguato e ricucire i rapporti con la popolazione. Vengono contattati personaggi influenti di ogni genere, ma nel caos che regna a Mogadiscio è difficile capire le reali intenzioni di ogni fazione. Una donna di nome Sterling Arush si rivela la carta vincente. Sterling. Il colonnello Passafiume, allora era capitano, era del SISMI. È uno dei personaggi chiave. Pur avendo fra i
colleghi, commilitoni di quella, di quell'avventura, la nomea di uno a cui bisogna fare sempre molto la tara, per essere eufemistici, a quello che dice, però in quel caso fu vero protagonista. L'avete visto prima in varie altre situazioni, forse non ci avete fatto caso, col Vasco Amaranto e col suo baffo, naturalmente con 15 anni di meno, forse, però era sul campo. Mi portò i capi dei Moriani, mi portò i capi dei guerriglieri che avevano attaccato le nostre unità il 2 luglio. Me li portò e parlai con uno di loro e questo mi disse: guardi che quelle persone con cui le parla, a lei le dicono così, a noi ci dicono che invece appena voi mettete i piedi all'interno del checkpoint pasto o vi avviate lungo la strada per arrivare lì, noi dobbiamo scatenare il putiferio. Si scopre che tra i plenipotenziari di Aidid e i giovani miliziani c'è un forte scollamento. Questi ultimi si sentono usati per giochi di potere. C'era un grande contrasto all'interno stesso della loro organizzazione e ecco lì mi sono incuneato come un caterpillar. E le nostre controproposte erano dal punto di vista sempre umanitario. Non ci sono stati compromessi, non si è pagato, se vogliamo arrivare a quello lì, neanche un centesimo. Le febbrili trattative con gli uomini di Aidid suscitano vivaci polemiche nella coalizione ONU. Ecco, questo è sempre il maresciallo Mandolini, perché è sempre lì? Lui è il capo scorta sul campo del generale Loi, quindi non è solo un professionista del nono col Moschini, è un super professionista. Poi dopo ci torneremo. Si accusa il comando italiano di aver stretto un patto per ottenere la protezione dei miliziani Moriano, gli stessi che pochi giorni prima avevano messo in scacco le forze italiane. Allo scadere dell'ultimatum, le truppe italiane si presentano ai confini di Aliwa con un imponente schieramento di forze. La tensione è alle stelle. Vedemmo un mare di gente con tutta la strada piena di ostacoli fumanti che urlavano contro di noi. A quel punto mi vedevo davanti a me crollare tutto il castello che avevo costruito, perché ho detto: qui come si fa a passare? Mi accorsi che all'interno di questa marea di gente c'era della gente che con il gigafon urlavano in nome di Allah a reagire laddove noi avessimo iniziato a muovere verso il checkpoint pasto. Ritornando a questi Morian dissi: ho capito dov'è il problema, credo che noi dobbiamo eliminare quegli agitatori di folla, li vidi sparire con la macchina, andarono in giro, ho visto ad un certo punto che questi agitatori furono proprio letteralmente presi di peso e portati via. Sono ritornati questi signori e mi disse: possiamo andare, cioè questi mi hanno detto possiamo andare con un muro di gente, perché sarà stato più di un chilometro e passa di strada da fare. Io vado dal generale: comandante, possiamo andare? Questo mi guarda e mi fa: che Dio ce la mandi buona, andiamo. I Morian mi avevano detto: puoi andare. Io gli ho detto: no amici, io vado ma con voi, voi salite sul camion con me, perché se tirano un solo colpo i primi che io faccio fuori siete voi. A quel punto abbiamo iniziato lentamente a muovere, la gente che stava dentro di me si affacciava dai lati e urlava: pace, pace, gli italiani sono amici nostri, sono fratelli. E io, senza nemmeno accorgerci, ci siamo arrivati al checkpoint pasta. Sia la vittoria del buon senso, della ragione sulla forza bruta. Devo dire che fu per me una straordinaria soddisfazione dimostrare all'ONU e agli americani che potevamo raggiungere il risultato voluto senza inutile spargimento di sangue. Qua ancora passa fiume. Una decisione del genere sarebbe dovuta venire dalla coalizione e non dal contingente italiano in maniera autonoma. È stato un errore.
fa pensare che sia ammissibile scendere a patti con i signori della guerra, con questi banditi, e che se ne possa ricavare qualcosa di buono. Francamente penso sia molto difficile che una cosa del genere possa accadere. L'atteggiamento del comando italiano, sempre più autonomo e critico, accompagnato dall'escalation di violenza e dalla progressiva perdita del controllo sulla città di Mogadiscio, scatena l'ira del comando ONU, che si scaglia contro l'operato del nostro contingente. Le accuse si fanno sempre più pesanti fino a ipotizzare che gli italiani abbiano stretto un accordo segreto con Aidid. Boutros Ghali chiede la testa del generale Loi. Il governo italiano prende tempo e dispone il ritiro del contingente militare a Balad, fuori Mogadiscio, in aperta polemica con l'ONU. Noi non avevamo un nostro rappresentante nel comando che decideva le azioni militari, per cui noi venivamo comandati e utilizzati senza poter partecipare nella catena di comando alla pianificazione delle azioni e alla scelta delle modalità con cui usare, se necessario, anche la forza. Noi non avevamo un nostro rappresentante presso il comando ONU e tu, ministro della difesa, o il tuo predecessore Salvo Andò, lui era in servizio da pochi mesi, che cosa stavate lì a fare? Noi avevamo il secondo contingente per forza sul campo dopo quello americano. Avevamo più che titolo a poter dire un rappresentante nostro di grado adeguato in seno al comando ONU in sede di pianificazione, eccetera, abbiamo ben diritto a pretenderlo. Non è che siamo stati vittime di qualcuno che ci ha chiuso fuori. Nessuno sicuramente ha fatto a livello politico il passo per dire uno dei nostri deve essere lì per evitare scollamenti, incomprensioni che poi ci sono state. Ma andiamo oltre, lì i peccati ci sono da tutte le parti e lo vedrete soprattutto verso la fine. Gli italiani ritenevano che si dovesse dare la prevalenza alle azioni di soccorso umanitario, di riconciliazione e che anche nell'uso della forza militare occorreva procedere con molto equilibrio. Molti sono stati sviati dal termine missione umanitaria. Pensavano che andassimo in Somalia solo per portare cibo a gente che moriva di fame. Credo anche che sia stato ingenuo ritenere che una tale situazione potesse essere priva di rischi. In fondo tutto quello che stiamo facendo è portare cibo e aiuti umanitari. Ma quando si comincia a fare una cosa del genere, ci si scontra inevitabilmente con gli interessi economici dei signori della guerra e il loro potere nel controllare il flusso degli aiuti umanitari. Questo significa che nell'idea stessa di una missione umanitaria è implicito che in qualche modo sia necessario prima di tutto ripristinare una qualche regola di convivenza civile. Ma esiste davvero un patto segreto con il signore della guerra Aidid per garantire incolumità agli italiani? La nostra intelligence fa arrivare al mio comando un segnale che Aidid in una certa notte, sul 10 di giugno, si sarebbe spostato e avrebbe raggiunto un'altra località. Questo episodio che sta per descrivere adesso il generale Loi, e poi sarà ripreso anche da Fabbri, è intorno al 10 giugno, cioè prima dello scontro al checkpoint Pasta. Passando per un certo itinerario e noi montiamo immediatamente un'operazione che avrebbe potuto portare alla cattura del generale Aidid anche forse senza spargimento di sangue. Telefonai al Presidente del Consiglio e mi suggerì di avvertire il comando dell'ONU a Mogadiscio. Incredibilmente fummo invitati a non procedere all'azione di cattura. Questo non mi sorprende del tutto. Francamente nessuno aveva pensato cosa fare con Aidid e come e chi avrebbe dovuto giudicarlo. Non eravamo pronti. Non dimentichiamoci che in Somalia non c'erano prigioni, né polizia, né tribunali. Nessuno strumento per combattere la pura anarchia. Non credo che Los Angeles potrebbe operare in simili condizioni. Figuriamoci Mogadiscio. Siamo d'accordo, ma allora Aidid lo vuoi o non lo vuoi? Ci accusi di fare delle trattative con Aidid e nel momento in cui noi te lo offriamo su un piatto d'argento dici no perché meglio di no, farfugliando delle cose
o semplicemente non dicendo nulla. L'interlocutore in quel caso non era Gosend, che era l'ambasciatore, ma l'ammiraglio Howe, non era più in servizio attivo, che era il numero uno politico dell'ONU sul terreno. Era l'uomo di Boutros Ghali a Mogadiscio. Subisce tra l'altro l'accusa di non aver mai messo il naso fuori dal suo compound a Mogadiscio. Però, amico, se tu mi accusi di essere dalla parte di Hadid, quando io te lo posso catturare e portare, mi dici no, e quello dice no perché non avremmo saputo cosa farne, e allora inventati qualche altra scusa, ma non accusarmi. Non sto cercando facili scuse per l'ammiraglio Howe o per Unosom. A Unosom non era stato attribuito il potere politico necessario per prendere simili decisioni. Il governo italiano per primo non gli riconosceva pienamente l'autorità per intervenire contro Hadid. Il 12 luglio, tre giorni dopo la riconquista del checkpoint Pasta, viene segnalata la presenza di Hadid in una casa di Mogadiscio. Elicotteri della Quick Reaction Force sferrano un attacco massiccio che provoca decine di morti. Hadid è salvo. Quattro giornalisti vengono linciati dalla folla infuriata. Ero convinto, sono convinto e credo che tutti debbano essere convinti che la prima cosa da evitare in una operazione di peacekeeping sia quella di venir considerati forze di occupazione, perché le forze di occupazione danno fastidio comunque, il soldato dà fastidio comunque. Il 30 settembre 93, sotto la pressione dell'opinione pubblica, preoccupata per l'escalation militare della missione, il presidente americano Clinton annuncia il ritiro dalla Somalia. Il 18 ottobre il ministro della difesa Fabbri dispone il rientro del nostro contingente. L'ONU dichiara il fallimento della missione. A Mogadiscio torna a regnare il caos. La missione in Somalia può essere considerata un fallimento perché è finita. È finita troppo presto. È finita in un momento in cui non doveva finire. I politici hanno deciso così e non sta a me sindacare. Diciamo che io all'inizio facevo di tutto per non pensarci, diciamo anche per quello. Poi dopo, diciamo che adesso dopo 15 anni la cosa, diciamo, si può anche... Insomma, sono un po' più rilassato anch'io, però vabbè, quando ne parlo non è che sia molto... molto tranquillo. Me la ricordo benissimo, mi ricordo diversi particolari, anche belli, ma una cosa che mi porto dentro, difficilmente riesco a parlarne o riesco è una cosa mia, fa parte di me, la tengo per me. Tornare in Somalia in questo momento me lo sono chiesto, però avrei il timore di non riuscire ad essere razionale fino in fondo. Non sono diventato razzista, anzi. Però può anche darsi che possa aprire qualche ferita rimossa. Per quanto mi riguarda, per me è stata una bellissima esperienza, perché ha portato a completamento quello che è il soldato italiano. Cioè io mi addestro proprio per svolgere quelle operazioni. E in Somalia ho avuto la possibilità di fare ciò che mi è stato chiesto per anni in addestramento. Che poi si sia conclusa con un conflitto a fuoco, anche con conseguenze gravi, penso che faccia anche parte del leader, del soldato, diciamo. Lì, oltre ad aver perso delle vite umane, personalmente io ho perso il mio futuro, la mia giovinezza, la mia voglia di vivere, i miei progetti, il mio... sì. Questo l'ho lasciato lì. E spero che un giorno comunque andrò a riprendere, perché comunque la Somalia è bellissima. Avete sentito? Possiamo dare la luce? Gianfranco Paglia, che è finito in una sedia a rotelle, ma ha superato alla grande la ferita che ha avuto, poi una carriera politica, va in giro per le scuole a raccontare. E lui stesso dice, sono passati degli altri anni, magari adesso è diverso, dice... Tornando là, vedendo certe facce, non so come potrei reagire. Tirolo, che invece è stato segnato in modo indelebile, dice, magari per tornarci un giorno, perché comunque la Somalia è bellissima.
E ho chiesto al colonnello Adami, all'elicotterista, dico, Adami, la Somalia è bellissima. Fa, la Somalia è bellissima. La Somalia di fronte, oltre il limite della visibilità naturalmente, oltre l'orizzonte, ha le Maldive. Queste spiagge bianche della Somalia sono le spiagge delle Maldive. Il mare, i pesci sono quelli delle Maldive. La Somalia è bellissima. E come si vede, anche nell'ambito degli stessi protagonisti, le sensazioni possono non essere le stesse. C'è un dibattito che probabilmente andrà avanti chissà per quanto tempo. Il vero diciamo, presidio di Pasta e della zona a sud di Pasta, tra Pasta e Ferro, dove ci sono stati gli scambi di colpi d'arma da fuoco più intensi, era la quindicesima compagnia Diavoli, comandata da quello che adesso è il generale Riccò. E Riccò dice, noi siamo stati, nel momento culminante, siamo stati lasciati lì. Abbiamo visto che partivano le AR del comandante di battaglione e del comandante dell'altra compagnia, comprese le apparecchiature radio, e ci hanno lasciato lì con ancora dei feriti. Quello che ci ha salvato sono state le mitragliatrici pesanti, cioè le mitragliatrici calibro 12,7 dei VCC, e nel suo caso specifico l'MG 42-59, che lui in prima persona ha scassato perché non si è accorto che mentre la manovrava come una mitragliatrice d'assalto aveva pestato con lo stivale il nastro. La mitragliatrice si è inceppata, io nella foga ho cercato di riarmarla con una tale violenza e ho spaccato definitivamente l'arma, e quindi ho dovuto rifarmi con il mio fucile. L'allora capitano Ratti, quello di o lei va a questi feriti, io le sparo, dice il sollievo è arrivato con gli elicotteri americani a mitragliare, questo coincide anche con quello che dice Riccò, però... Ratti dice le cannonate degli M60 sono state effettivamente tutti zitti, fino adesso abbiamo scherzato e se non la smettiamo magari ce n'è ancora. Ecco, in quel senso loro hanno avuto, i posti dove erano non erano esattamente gli stessi, però quel paio di drappelli di incursori insieme a qualcuno del Tuscania che sono stati infiltrati sono stati raccontati come qualcosa che ha eliminato i centri di fuoco somali uno ad uno, mentre Riccò dice hanno fatto il loro dovere fino in fondo, ma non ce l'hanno fatta, sono tornati alcuni di loro feriti, non è stato quello l'evento risolutivo che ha fatto abbassare la tensione. Qua io adesso non ve lo infliggo perché sono 64 pagine, ma c'è un interessantissimo rapporto del maggiore Sangvik, che era stato incaricato di... Esatto, vediamo se riusciamo ad aprirlo. Esatto. Si riferisce, lui è stato incaricato dalla scuola, dallo Staff College, noi la chiameremo forse la scuola di Stato Maggiore di Fort Leavenworth nel Kansas. Fort Leavenworth è famosa per avere il più famoso carcere militare americano e la scuola, il General Staff College. Il maggiore Sandvik ha avuto il compito di preparare questo saggio che allora era secretato, adesso è stato desecretato al Military Intelligence, il maggiore Sandvik dell'intelligence militare, per esaminare il perché e per come del fallimento loro di Black Hawk Down dell'ottobre successivo. Ed è interessante perché lui dice: è stato un fallimento, il nostro dice, è stato un fallimento di sistema. Quello che lui dice, e collegatelo. È una cosa un po' complessa perché, come avete visto, ci sono degli aspetti politici. La catena di comando ONU era veramente complicata e pasticciata. Dopo spenderò una parola se avrete voglia o tempo. Sandvik dice, a noi è andato tutto storto perché, dunque, fallimento di sistema. Ai livelli politici più alti si era deciso di trattare con AIDID e queste cose già dall'estate. Quindi anche lì vedete, allora accusi noi di fare la trattativa mentre tu hai deciso che agendo militarmente lì in quella situazione non se ne esce, devi in qualche modo negoziare. L'altra cosa è stata che la task force di Rangers,
che era deputata a quello, a mettere le mani su Aidid, non rispondeva all'ONU, rispondeva al generale Garrison, che rispondeva al Central Command americano e allo Stato Maggiore e al Pentagono. E di questa decisione politica la catena discendente fino ai Ranger, che poi ci hanno rimesso la pelle lì, non è stata trasmessa. Quindi questo scollamento fra una decisione politica e la linea di comando militare, che invece continuava ad andare avanti sulle direttive iniziali. Semplifico molto, ma il concetto è un po' quello. Poi, e qui si vede la differenza con noi, ce n'è per tu nessuno, dice ah, quelli sì che sanno fare le cose. Dice, noi abbiamo mandato gli Hammer e gli elicotteri da trasporto. Gli italiani hanno mandato i carri armati pesanti e degli elicotteri, almeno uno, elicotteri da combattimento, con tutt'altra resistenza al fuoco da terra. Non sarebbe andata bene, ma di sicuro non avremmo avuto 19 morti. Non dico che l'avremmo vinta, ma non avremmo pagato quel tributo di sangue, non staremmo a piangere tutto quello che abbiamo pianto, due elicotteri abbattuti, eccetera, eccetera. Malgrado la loro operazione, la Gothic Serpent, si sia svolta parecchi mesi dopo il Pasta, la battaglia del pastificio, apparentemente, dico, caspita, avete la lezione lì da vedere come era andato, cosa era andato storto, cosa era andato bene, perché era giusto insistere su certi aspetti e non certi altri, anche lì considerazioni di carattere politico, no, i carri armati no. Non siamo solo noi, non siamo solo noi a fare conto con certe cose, certi limiti e a piangerci su dopo. Sempre facile parlare dopo, però in quel caso avevano proprio l'esempio sotto al naso di ciò che avevamo azzeccato e ciò che non avevamo azzeccato. Le considerazioni sono tante, molto interessanti, molte cose sono cambiate. Devo insistere però su una cosa, tutto qua si va su un terreno discutibile, perché ognuno di voi con la propria cultura e la propria sensibilità trarrà le proprie conclusioni. Mi sembra comunque anche lì, è stata una prima volta, poi molte cose sono cambiate, però la responsabilità non è un obbligo, qualcosa che il medico ti prescrive. Se tu vuoi ricoprire una certa posizione, vuoi i galloni, vuoi le spalline, poi la responsabilità te la devi assumere. Tra l'altro non è che fuggendo la responsabilità limiti i guai, no, no, i guai ti capitano lo stesso, ma questo vale nella vita d'azienda, ecco, non parlo soltanto della vita militare, è la stessa cosa. E è giusto, secondo me, anche se sono più leggero di qualche anno fa, è giusto, secondo me, criticare, dal mio punto di vista, ognuno la pensi come vuole, l'atteggiamento e il comportamento del generale Loi, soprattutto perché lui, certi ritardi, certe autorizzazioni non date, erano perché lui era in contatto con Roma, lui certi ok li aspettava da Roma. E se tu pensi che sia Roma, sia Washington, dalla catena politica ti arrivi un ok operativo, insomma, se ti va bene ti arriva in ritardo, ecco, se ti va bene ti arriva in ritardo. Ci sono i tuoi uomini che stanno cadendo sul campo, ti assumi il rischio poi di finire nel tritacarne, sì, perché fa parte della responsabilità. È pur vera un'altra cosa, e questo la dice Ratti, che non ha lo stesso punto di vista di Riccò. Ratti dice, è vero, ma anche a livelli più bassi, ognuno a livello di comandante di compagnia, di comandante di battaglione, di comandante di reggimento, avrebbe potuto, barra dovuto, a quel punto. Allora, se non c'è l'ordine in triplice coppia non fai niente? Cito sempre quell'episodio che Rommel riporta quando aveva cominciato a farsi il nome nella prima guerra mondiale, comandava una delle colonne d'attacco che alle pendici del Matajur a Caporetto ha sfondato, facendo il disastro che sappiamo. Dice, sulle alture dominanti, sui crinali, c'era uno schieramento d'artiglieria pesante italiana che avrebbe potuto farci a pezzi. Quando abbiamo catturato degli ufficiali, abbiamo interrogati, ma perché non avete aperto il fuoco? No, aspettavamo gli ordini del superiore comando. Aspetta gli ordini del superiore comando. Ah, attenzione, sarebbero stati guai a loro se si fossero azzardati ad aprire il fuoco senza l'ordine del superiore comando. Però siamo sempre lì. Questo ti ha cautelato dai guai?
non possiamo prendere in giro i russi perché loro, anche se massacrano le proprie truppe, però agiscono secondo i dettami, loro non hanno conseguenze disciplinari. Se poi noi facciamo... No, io ho l'ordine in triplice copia, se no non faccio niente. Questo vale da Loi in giù. Quanto sia più il peso dell'uno o dell'altro non lo so. È anche vero che va messo nel conto che quella era una cosa un po' del tutto imprevista. Capita a volte che gli americani chiedano di fare dei corsi, o loro sono convinti che noi abbiamo dei corsi di formazione per i nostri militari perché sorridiamo ai bambini, li accarezziamo. Dice, no, a noi viene abbastanza naturale, non è che ci fanno dei corsi di buon vicinato con la popolazione civile. Insomma, se uno non mi rompe le scatole, viene lì, è un bambino, non è che lo prendo a pedate perché non è figlio mio. Insomma, finché posso ci guadagniamo tutte e due, no? In una buona relazione. Il discorso culturale in questo senso ci aiuta. Anche qui sono cose molto complesse. Noi abbiamo passato decenni a lamentarci perché Rommel in Libia scavalcava la catena di comando perché lui aveva la relazione personale col Führer e quindi lui se ne infischiava altamente degli alti comandi italiani perché lui c'aveva la relazione. E noi lì in Somalia cosa facevamo nei confronti dei nostri superiori gerarchici locali, dell'ONU, l'ammiraglio Howe, il generale turco Bir, che era lì? No, noi sentiamo Roma perché sentiamo Roma. In base a che cosa? Dei tuoi ragionamenti del tutto arbitrari, politici. Intendiamoci, poteva anche essere che avessimo ragione, ma anche lì, allora metti giù le cose in modo diverso. Noi la sappiamo più lunga. Probabilmente in Somalia è pure vero. Ma a quel punto è dall'inizio che la devi mettere giù in modo diverso, oppure appunto il fatto di metti un tuo pezzo da 90 nel comando centrale dell'ONU, in modo di dire attenzione, se volete che noi facciamo parte della partita, queste sono le condizioni, se no va bene, lo fate nei vostri quartieri, ma non nostro. Gli stessi americani, il comandante era a rotazione, in quel caso, in quel momento era il turco, il generale Bir, che era venuto giù a vedere quel giorno, giustamente spaventato dai colpi che arrivavano da tutte le parti, è risalito sull'elicottero e ha detto di andarsene a tutta velocità. Il suo vice era un americano, Montgomery, non ovviamente il maresciallo, un americano Montgomery che però la Quick Reaction Force dipendeva da lui e dagli americani e non dall'ONU. Cioè il fatto di impiegare la forza di reazione rapida, come quella che è stata spiegata poi quel giorno anche con noi, la Quick Reaction Force, sia terrestre che elicotteristica, sfuggiva alla catena di comando ONU. Quindi potete immaginarvi tra Boutros Ghali, il suo uomo che era l'ammiraglio Howe, che dicono che non sia mai uscito dal suo compound a Mogadiscio per guardarsi in giro, il comandante militare, che era in quel caso Bir, il suo vice, un americano che per certe cose però riportava solo all'America e non a Bir e all'ONU. È facile buttare la croce addosso a destra e a sinistra perché certe situazioni sicuramente sono state ereditate, non è che uno ha inventato una cosa così folle. Però non c'è dubbio che lì il punto di domanda sulle missioni ONU, come caspita facciamo a gestirle, troppi galli nel pollaio, noi per primi, perché noi la sappiamo più lunga, noi siamo italiani, lì in Africa, ci mancherebbe. Diciamo, ognuno ha fatto il suo. Quello che forse si può concludere è che con tutto ciò, come gli americani, molto peggio dopo a Black Hawk Down, avremmo potuto limitare i danni, Posso aggiungere una cosa? Quello di cui gli americani ci accusano, di aver fatto la trattativa con Aidid, la mia sensazione, dopo aver parlato, sentito a destra e a manca, è che in realtà lì la trattativa, anche ex post, per tranquillizzare le cose e farci ritornare lì, è stata presa con i capi del quartiere. Aidid era una personalità politica, quello a altri livelli, quello se la giocava giocava in un altro campionato. Lì, per far stare tranquille le cose a Haliwa, era coi capetti del quartiere che tu dovevi dire guarda, ti porto io da mangiare le medicine, eccetera, e si lamentavano perché non arrivavano in tempo le medicine, ma era cosa di rione, di quartiere. Quello sì, e come dice Passafiume, passatevi la parola adesso,
edulcoro molto, perché viene definito scherzosamente quel pallonaro di passafiume, però è vero che quella volta sul VM90 con i capi Morian presi da lui per le orecchie col fucile c'è andato lui veramente a dire: guardate che se qui qualcosa va storto io sparo e vi faccio secchi. Io non so se ci sono domande, quesiti, curiosità che posso soddisfare. Se sì, molto volentieri, se no, anche sugli altri temi dove ho fatto qualche ricerca, perché come sempre la realtà supera la fantasia ed è uno dei motivi che mi ha indotto ad approfondire, a pubblicare articoli e libri sulla storia militare. E se qualcuno di voi avesse una vaga intenzione di fare una cosa del genere, c'è spazio per un lavoro onesto, in senso intellettualmente onesto. Quando mi hanno invitato al King's College o alla Temple University, io sono stato l'italiano che non è andato lì a parlargli di Garibaldi, a parlargli delle cose loro, di cui loro non sapevano. Gli Stati Uniti, da certi punti di vista, sono un paese normale. Dopo 25 anni i file della CIA vengono desecretati. Questa storia dei mercenari norvegesi in Vietnam, di cui non sa niente nessuno, però è una cosa che... io non sono un giornalista investigativo, non sono un giornalista, io sono un cultore, un docente, un ricercatore storico militare. E appunto c'è spazio. Come piccola nota di colore, vi potrà sembrare strano, a me no, di fronte a una platea anglosassone, soprattutto gli americani, quando c'è il maestro cerimoniere che ti presenta per fare la lezione master all'università o la conferenza, dice: ah, Alessandro, dirigente d'azienda, giramondo, ha fatto il militare nell'undicesimo fanteria Italian Army. Questi ti guardano, cioè cambia il modo in cui ti guardano. E mi guardavano come se avessi fatto due turni da comandante di plotone in Afghanistan. Io, undicesimo fanteria, Casale Monferrato, col Garand. Ma si assume una credibilità nei confronti dell'audience anglosassone ed è anche comprensibile perché loro, al contrario dell'Italia, hanno sempre avuto una tradizione, come tutti i paesi poi di colonizzazione britannica, l'esercito di professionisti, di mercenari. Per cui il militare... da loro non esiste, è sempre stata una scelta di una nicchia, di un'elite, di una certa classe sociale. Per cui se tu già assumi una credibilità diversa, può essere un arvi buffo, ma è così e come si dice, tutto fa, insomma. Io vi ringrazio perché siete stati molto pazienti e molto attenti. Non so quante ore di girato c'erano dietro quel filmato, almeno 9 per tirar fuori poi quell'ora scarsa che poi è andata. E c'erano molti, molti aspetti interessanti che non sono stati mandati in onda semplicemente perché quella faccia che lì per lì sembrava veramente interessante, messa in video non bucava lo schermo. Non bucava lo schermo e quindi vabbè, ok. Però gli aspetti anche qui sono molti. È molto interessante. Grazie ancora. Io resto qua ancora un po', se volete, a scambiare quattro chiacchiere.